Allora, una delle due tecniche che serve per porzionare un programma in modo tale da poterlo caricare a pezzi nella memoria centrale è la paginazione. Come funziona? Supponiamo che questo qui sia il nostro programma che ha una determinata dimensione. Noi dobbiamo suddividere questo programma in porzioni tutte della stessa memoria. Nel caso della paginazione, ciascuna porzione si chiamerà pagina, quindi il programma viene suddiviso in pagine logiche e queste pagine, quindi pagina 1, pagina 2, così via fino a pagina n, e ciascuna di queste pagine è uguale all'altra come dimensione. Allo stesso modo, anche la memoria centrale deve essere suddivisa in pagine che stavolta si chiamano fisiche, ma che hanno la stessa dimensione delle pagine logiche del programma. Quindi, Page 1 del programma si chiama pagina logica, ha una determinata dimensione. Page 1 della memoria centrale si chiama pagina fisica e ha la stessa dimensione della pagina logica. Quindi le dimensioni della pagina logica e della pagina fisica sono equivalenti. Come funziona adesso, dopo aver suddiviso un programma in pagine, come funziona il suo caricamento? Quando decido di caricare il programma che ho suddiviso in pagine, effettivamente viene caricata soltanto la prima pagina di questo programma all'interno di una delle pagine libere della memoria, della pagina fisica, libera della memoria centrale. Dopodiché il processo viene eseguito e laddove ci dovesse essere necessità di un'altra pagina, per esempio la pagina 3, la pagina logica 3, questa pagina logica viene caricata al momento in una delle pagine fisiche libere della memoria centrale. Quindi il tutto funziona così. Nel momento in cui ho bisogno di una determinata pagina, quindi io sto eseguendo la pagina 1 del programma, mi serve la pagina 3. Cosa devo fare? La prima cosa che devo verificare è che la pagina 3 sia presente o meno in memoria centrale. Se è presente, sono in una situazione di heap, cioè la pagina che sto richiedendo è già in memoria centrale. In questa situazione non devo fare assolutamente niente perché ho già la memoria, ho già la pagina nella memoria centrale, quindi la uso e basta. Può verificarsi invece la situazione in cui la pagina richiesta, quindi la pagina 3, non è presente in memoria centrale. Allora ho una situazione di miss, cioè la pagina richiesta non è presente in memoria centrale. In questo caso, cosa devo fare? Prendo la pagina 3 che mi serve e la vado ad inserire in una pagina fisica libera della memoria centrale. Cosa succede? Questo trasferimento fra memoria di massa e memoria centrale viene detta swap. Cosa succede però? Che la memoria centrale può essere in questa situazione, quindi ci sono delle pagine occupate, ma ci sono anche delle pagine libere. Oppure può essere in questa situazione, cioè tutte le pagine sono occupate. In questo caso la pagina che mi serve va inserita nella porzione libera disponibile. In questo caso, avendo tutte le pagine fisiche occupate, per poter inserire una pagina logica ne devo liberare qualcuna. Come faccio a liberare una di queste? Posso fare lo scarico della pagina attraverso una di queste tre tecniche: random, FIFO, Least Recent Used, LRU. Random che cos'è? Prende una qualsiasi di queste pagine e la scarica. FIFO invece cosa fa? Va ad eliminare la pagina inserita per prima. Infatti, FIFO vuol dire First In, First Out. Quindi la prima pagina che è stata caricata sarà quella che sarà scaricata. Least Recent Used, invece, sceglie la pagina che da più tempo è rimasta inutilizzata. Quindi si sceglie di scaricare la pagina che non viene più usata da più tempo. Seguendo una di queste tre tecniche si libererà una porzione, quindi una pagina fisica della memoria centrale, e la pagina logica che mi interessa potrà essere caricata. La pagina che io vado a scaricare, però, deve essere rimessa nell'hard disk, quindi nella memoria di massa. Questa pagina, se è stata modificata durante l'uso della me in memoria, durante la permanenza in memoria centrale,
deve essere salvata sulla memoria centrale, sulla memoria di massa, scusate. Se invece questa pagina è rimasta in memoria centrale ma non è stata mai modificata, deve essere solo eliminata. L'area della memoria di massa che viene utilizzata per contenere queste pagine del programma si chiama area di swap ed è presente all'interno dell'hard disk.